Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dedicato alla cucina, alle tradizioni. Stefano e Stefano, un nuovo programma che è partito su Telecittà da alcune settimane. Questa sera al posto della conduttrice ci sono io, Beatrice Gelain, Miss Aurora, tornerà la prossima puntata. Io saluto e do il benvenuto Ciao immediatamente Patrizia. al padrone di casa, lo chef Stefano Adrighetti. Come va, Stefano? Ma bene, bene, questa volta facciamo una cosa un po' insolita, però parleremo sempre di cucina. Ecco, una puntata un po' particolare dove racconteremo questo percorso e poi cercheremo anche di scoprire qualcosa di più che riguarda la storia professionale di Stefano, un programma che è partito su Telecittà e che insomma è molto seguito, dove raccontate le tradizioni anche locali, i piatti della nostra cucina. Soprattutto andiamo a scovare quelle cose oramai che non si usano più, le ricette delle persone più anziane, quelle che hanno fatto la nostra storia, il nostro patrimonio culinario, quello invidiato in tutto il mondo, è proprio dato da queste piccolezze di cucina locale e tradizionale. Ecco, poi eravate sul pezzo perché la settimana scorsa avete presentato la famosa castradina, che poi insomma è il piatto che va tantissimo a Venezia, proprio anche nell'ambito delle celebrazioni della Madonna della Salute. Certo, un piatto oramai lo si mangia una volta all'anno o la settimana della Madonna della Salute, però è un piatto che è entrato a far parte non solamente della tradizione veneziana, perché una volta lo si mangiava solo a Venezia, diciamo quando c'era la celebrazione della Madonna della Salute. In realtà oggi, negli ultimi anni, questo piatto è uscito dal territorio di Venezia ed è andato anche nei territori limitrofi, perché in moltissime chiese delle città più vicine ci sono delle chiese della salute, per cui è dedicata alla Madonna, e quindi hanno cominciato a diciamo, unirsi a questa tradizione di piatto, che ad esempio nella mia città attuale, che è Marghera, dove io lavoro e sono ospite, il piatto della castradina è molto richiesto, perché è un po' prendere quella che è una tradizione tipica veneziana, perché ad esempio nella mia città ci sono molti veneziani che sono partiti da Venezia e arrivati in terraferma. Ecco, ci sono questi piatti delle tradizioni locali che rappresentano un po' anche quei piatti che una volta magari venivano realizzati con poco, una volta i tempi erano molto più difficili, ci si accontentava di poco. Oggi questi stessi piatti sono stati talmente tanto valorizzati che li troviamo nei 5 Stelle. Sì, io ne direi uno per tutti: la pasta e fagioli era il piatto tra i più poveri, lo si mangiava dall'osteria a casa. Oggi invece è diventato un piatto raffinato. Diventano piatti raffinati perché la grande differenza tra la cucina moderna e la cucina antica è che la cucina antica prevedeva molte ore di lavoro. Non c'era una casa che non aveva una nonna, una mamma, cominciava a cucinare dalle 6 del mattino, e a mezzogiorno era pronto in tavola. Il ragù lo si faceva in 6 ore, e moltissimi altri piatti lo si facevano allo stesso modo. Oggi però nelle famiglie si è un po' persa, no? Questa cura verso la cucina, più cose spicce, più pronte. Sì, molto più veloce, manca il tempo perché ad esempio le donne lavorano, quindi non stanno più a casa nei fornelli. Ed ecco perché sono stati piatti presi da grandi chef, perché indipendentemente dal costo, che può essere sicuramente più caro, però sono ancora quelli che riescono a fare le lavorazioni in lungo tempo. E quindi diciamo che oggi per mangiare un buon brasato, una pasta e fagioli, dei piatti che necessitano di molto, molto tempo di cottura, li ritrovi quasi solo al ristorante, o a meno che tu non vada nelle grandi feste, tipo, non so, le feste di Natale, dove magari ancora si tenta di cucinare.
Ecco, però diciamo che insomma il nostro amore per il buon cibo comunque rimane, in effetti i programmi televisivi come questo, come tantissimi altri, negli ultimi anni affollano i palinsesti televisivi, quindi vuol dire che comunque l'italiano insomma gli piace, sì, guardare, forse gli piace un po' meno fare. No, ma l'italiano, diciamo che oggi gli strumenti ci permettono di avere una serie di ricette molto veloci, e, ad esempio te ne guardi qualcuna, fai una torta in 20 minuti, una volta era impensabile fare una torta in 20 minuti. Oggi si fanno queste trasmissioni per soprattutto rispiegare un po' alla gente che le fragole a dicembre non ci sono, bisognerebbe cominciare a mangiare i prodotti tipici di quel momento. In Italia abbiamo una miriade di prodotti a chilometro zero, una miriade di prodotti territoriali, e sarebbe giusto che nelle varie stagioni, nei vari periodi dell'anno, venissero consumati i prodotti che si producono in quel territorio che è molto diverso da un altro territorio, e soprattutto mangiare sempre prodotti di stagione. I prodotti di stagione sono quelli che ti permettono di avere il massimo della proprietà. Ecco, qui vediamo dei piatti bellissimi, chef. Questo è un gambero glassato, è uno dei piatti che maggiormente mi vengono richiesti, perché in quella grassa vengono racchiusi tutti gli aromi della mia città. Voi sapete che provengo da Venezia, sono nativo e ho lavorato molti anni a Venezia, e ho un orto mio speciale, che è l'orto di Venezia, perché io uso prevalentemente tutte le verdure che arrivano a Sant'Erasmo. Sant'Erasmo è una città, cioè un'isola che è straordinaria, perché voi sapete che le falde acquifere, essendo un'isola, succhiano un po' di quella che è l'acqua salata della nostra laguna, e quindi hanno proprietà molto minerali. Le verdure di Sant'Erasmo, quindi anche intese come orto di Venezia, hanno dei gusti che sono particolarissimi. Io ne citerei uno per tutti, le famose castravoli di Sant'Erasmo, il carciofo violetto, no? Che si può mangiare da crudo e ha una poesia di gusti, è un'esplosione di gusti, e quindi mangiare il carciofo di Sant'Erasmo. Che hanno una stagionalità che va da quando, sì, a quando? Maggio. Vabbè, speriamo maggio. Di arrivare fino a maggio con le trasmissioni, così ce li porterai. Poi li porterò, sì. Poi si chiamano castraure perché praticamente, voi sapete che la pianta del carciofo fa nascere un carciofo. La castraura è perché viene tagliato alla punta, quindi è la prima recisione che si fa alla pianta, e poi da là nascono altri carciofi che vengono chiamati botoli, che è il secondo del fiore. Allora, grazie per queste preziose notizie che ci stai dando, delle informazioni che sicuramente insomma non tutti conoscono, quindi è un privilegio averti qui con noi a Telecittà. Ricordiamo il tuo programma Stefano e Stefano, che va in onda ogni lunedì sera alle 19. Questa sera abbiamo un po' stravolto questa trasmissione, ci sono io che non faccio parte del programma, di solito insomma la conduzione è affidata a Miss Aurora, e poi c'è anche Stefano, si chiama Stefano, che siamo in una stagione particolarissima, quindi il raffreddore ti capita quando non te l'aspetti, e fatalità capita, è capitato oggi. Ecco, quindi insomma li vedrete a partire da lunedì prossimo. Stefano, io vorrei cogliere anche l'occasione, visto che tu sei qui da solo oggi, per scoprire anche qualcosa in più su di te. Tu sei uno chef internazionale, hai un progetto editoriale molto molto importante che sarà pronto per il 2024. Io vorrei così scoprire un po' la tua storia. Intanto, quando hai cominciato a capire che questa sarebbe stata la tua vita? Ma diciamo che la mia passione per la cucina nasce a casa dalla mia mamma, quando facevo le grandi cene. Io ero, essendo mancino tra le altre cose, e avendo quella che si diceva una volta, la mano del diavolo, io ero confinato a mescolare risotti e la polenta, perché dicevano che come la mescolava un mancino
quindi rovescia, era più buona, forse era solamente per impiegarci, per rimanere una ventina di minuti davanti a un fornello a mescolare. Però io a casa ho sempre mangiato molto bene. Mio nonno faceva da mangiare a mia nonna, che era invalida, quindi non si muoveva, e diciamo passava il tempo, non c'erano tanti internet, tante cose, passava il tempo a cucinare la mia nonna e io aiutavo il nonno. Noi avevamo un patriarca che era Albino Luciani, quello che poi è diventato Papa Giovanni Paolo I, e aveva una grande umiltà, un grande cuore. Lui andava a trovare tutti i suoi malati e quindi veniva a casa una vostra. Volta all'anno, due volte all'anno veniva a benedire mia nonna, quindi, e mio nonno quel giorno disse: Patriarca, si ferma a pranzo con noi? E lui disse sì. In quel momento io cominciai a aiutare mio nonno, pelai le patate, feci due o tre cose che svelerò ovviamente nel libro, e quel giorno cucinai per Patriarca. Però ero un bambino, nel tempo poi io sono diventato... Quindi non capivi ancora il valore di quello che stavi facendo in quel momento? No, io mi ricordo che mio nonno aveva ancora un vecchio frigorifero, di quelli che si pigiava il pedale a terra e si apriva la portella, quindi pensiamo a com'erano le cucine quella volta. E la cosa bella è che io bambino ho diventato cuoco e lui patriarca è diventato papa, quindi... Forse è stato questo incontro che ha sviluppato due carriere diverse una dall'altra. Però insomma, vabbè, è un bel ricordo che faremo. Senti, ma oggi quando pensi a quegli istanti che sicuramente tu rivedi, che cosa pensi? Ma io da quegli istanti, da grande ovviamente, ho capito tante cose. Che la cucina tradizionale, vista come la si vede oggi, non esiste. La cucina tradizionale è la cucina della tua famiglia, quella è la tradizione, perché soprattutto noi abbiamo un passato della cucina veneziana racchiuso in un libro, e le ricette non sono ricette definitive, ma sono tutte ricette, io mi riferisco a un grande libro della cucina veneziana che è Toi con i nostri vecchi. E si dice ricetta secondo casa Zoanic, secondo casa... Ah, bellissimo! E quindi da là ho cominciato a capire che la cucina tradizionale in realtà non è altro che la cucina del tuo territorio. Spesso le ricette sono molto similari, ma sono molto diverse tra di loro, anche da sestiere a sestiere, casato a casato, strada a strada. Perché? Perché magari uno aveva l'orticello a casa o la pianta nel balcone e aveva una spezia piuttosto che l'altra, quindi è una cucina che si è diversificata notevolmente, dando caratteri di quella famiglia, quindi avendo capito questo, la mia cucina è diventata una fusione di aspetti, di segreti, i segreti casalinghi, i segreti delle famiglie. Poi io feci anche una cosa, una volta ero giovanissimo, mi inventai un mestiere, il tuo praticamente, dissi che ero un giornalista e andavo a intervistare le anzianotte, non so se vi ricordate una volta le anzianotte d'estate, si mettevano fuori con la sedia, chi faceva l'uncinetto, chi faceva il tombolo, chi faceva... Sì, questa è un'immagine effettivamente che magari si vede principalmente nei paesi del sud Italia oggi, però è vero, una volta era molto frequente. Ma a Murano si usava, che facevano i merletti. E io andavo là e chiedevo ovviamente, dicendo che facevo sto giornalista, a dire sto facendo un servizio per, quindi stiamo parlando di questa ricetta piuttosto dell'altra, lei cosa mi racconta? Io ho trovato gente che mi ha raccontato le proprie ricette di casa. Quindi sei riuscito a scoprire i segreti, a portarteli via così? Portarmeli via, ma addirittura la cosa bella è che qualcuna, devo dire più di qualcuna, mi ha anche invitato a pranzo a fare l'assieme, perché magari la ricetta che loro mi stavano raccontando era la ricetta che avevano già nel fuoco, e per cui me la raccontavano, me l'hanno fatta assaggiare. Io ho catturato tutte queste idee, queste prove che io ho fatto, e ho creato una terza cucina, cioè una cucina fatta di ricordi.
E quindi da un lato bellissimo perché sono entrato nel territorio ovviamente delle famiglie, sono entrato a casa delle famiglie e sono entrato nei segreti delle famiglie. Ecco, bellissimo, perché poi serve, no, tutto questo anche a tramandare le tradizioni, ma a non far morire anche questi piatti che insomma, tu che cosa proponi nei tuoi menù? Io propongo, allora, diciamo che grazie a un mio collega, si chiama Franco, lui faceva baccalà. L'ho seguito in qualche volta, parliamo di molti anni fa, e è un settore che mi ha colpito perché del baccalà non si buttava via niente e si usava tutto e aveva sempre aspetti diversi. Ecco, qui vediamo anche delle immagini, questo è baccalà? Queste sono le ostriche, queste. Poi ho un mio baccalà che è in foglia d'oro e non lo faccio pagare centinaia di euro come qualche mio collega solo perché ci mette un foglietto d'oro, ma può essere accessibile veramente a tutti. Questo è il baccalà mantecato in foglia d'oro che faccio io, lo faccio da almeno 20 anni, quindi poi sono inventati la pizza, la foglia d'oro, il gelato più costoso al mondo, il cappuccino. Io in realtà l'ho sempre lasciato popolare, cioè a un prezzo popolarissimo. Quindi. Senti, ma tutti questi piatti che tu cucini, li mangi anche? Cioè, Stefano quando va in cucina deve mangiare, che cosa mangia? Allora, non amo il pesce. Ah. Non amo il pesce. Però ami cucinarlo. Però lo cucino. E forse proprio da questo fatto che io non mangio il pesce, mi impegno a farlo meglio, perché spesso non diciamo, mi trovo davanti a questo piatto e devo sapere se è perfetto, quindi ho calibrato tutta la mia cucina, il sale, gli aromi, per riuscire a dare un grande piatto. Una cosa che quando dissi questa cosa all'inizio, ovviamente della mia carriera, ci fu un amico che è scomparso da pochissimo, che è Umberto Faedi, ed era il presidente dell'Accademia Maestri Sommelier. E lui mi disse, vieni a fare il sommelier. Io dissi, ma cosa c'entra con la cucina? Devo magari abbinare un vino, ma cosa c'entra con la cucina? E lui mi disse, io ti insegnerò a usare il naso. Perché l'aspetto del sommelier devi trovare quali sono gli aromi all'interno del sommelier. Quando io ti ho insegnato a usare il naso, tu userai questo naso per annusare i tuoi piatti. Quindi i piatti che tu non mangerai dovrai trovarne l'equilibrio solamente annusandoli. E devo dire che aveva ragione e mi ha insegnato molto, mi ha portato avanti moltissimo questo. E infatti la mia cucina coglie due grandi aspetti, uno visivo e uno olfattivo. Se mi convincono quei due, il terzo è il gustativo, che è quello che propone il cliente, ma mi sembra che la cosa abbia funzionato. Beh, insomma, poi anche la preparazione, no? Nella fase visiva, anche quella è fondamentale. Forse negli ultimi 10 anni nel nostro paese è un particolare al quale stanno attenti molte più cucine rispetto a una volta, o sbaglio? Sì, ma un po' lo dobbiamo al lockdown, che sono diventati tutti chef e tutti cucinieri, quindi tutti sanno di tutto, in realtà magari qualcosa non c'è. Ecco, qui vediamo, insomma, sono bellissimi da vedere, no? Sì, molto belli. E diciamo che il fatto di curare la cucina, almeno da parte di un ristoratore, è semplicemente perché è uno dei mestieri più difficili al mondo. Ci sono pochi mestieri come essere chef dove vieni giudicato per ogni singolo piatto. Quindi ogni volta che tu fai abbandonare un piatto della cucina per portarlo in sala, in quel momento può nascere il giudizio.
E quindi se un cuoco fa 100 piatti al giorno, quei 100 piatti sono 100 piatti soggetti al giudizio costante. E ricordiamo che purtroppo nella vita 1000 successi non valgono un insuccesso, quindi non ci possiamo permettere di avere quell'unico piatto che non funziona, che non va, che sia cattivo, che sia stato creato in modo distratto. Spesso a volte magari anche noi abbiamo il raffreddore e non riusciamo a capire se il sale è giusto o se non veramente bilanciato. Però l'errore deve essere impercettibile, se c'è, perché se esiste un errore, là esiste un negativo giudizio. Poi nel mondo che stiamo vivendo, quindi questo mondo veloce con internet, con c'è qualcuno che mentre sta mangiando ti fa la recensione immediata. Ah sì, questa delle recensioni è ormai una cosa che non vi dà scampo. Guarda, io se posso spezzare una lancia, direi che molte recensioni sono assurde. A me una volta è successo di avere una recensione negativissima. Negativissima, perché c'era questa coppia di fidanzati e mi ha messo un pallino semplicemente perché lei quel giorno ha litigato con il suo ragazzo. E quindi ricordava il posto in maniera negativa. E quindi io ho litigato con il mio ragazzo. Devo solamente dire che è una cosa bella che c'era di questo locale era il tepore del camino. Ma io all'epoca avevo il locale a Venezia e quindi non avevo un camino. E quindi aveva sbagliato. E quindi aveva completamente sbagliato. Aveva sbagliato il ristorante. Però insomma, invece guardando il lato positivo, insomma, le recensioni aiutano. Ti dà un'idea, Però la recensione, io starei sempre molto attento alle recensioni, perché spesso sono copia e incolla, quindi se uno ha scritto bene, gli altri scrivono bene. Spesso diciamo che i gusti sono soggettivi e non sempre, cioè, la spigola non può essere uguale per tutti, la carne non può essere uguale per tutti, e invece se tu leggi le recensioni sono più o meno sempre molto simili. Quindi Stefano, adesso stiamo andando verso un periodo impegnativo, quello delle feste, è sicuramente un periodo molto bello, ma è anche un periodo nel quale insomma le cucine si animano. Sì. Ancora di più. Ci stiamo già lavorando, adesso perché stiamo cercando di trovare sempre il miglior pranzo di Natale di sempre. E alcune cose saranno dello scorso anno o degli anni passati, però ci va sempre un piatto di innovazione e quindi stiamo lavorando su questi piatti di innovazione. Senti, ma in questo programma presenterete poi qualcosa, qualche piatto della tradizione natalizia? Farete sì. Qualcosa? Sì, faremo esattamente un menù, partendo, lo capovolgiamo però. Partendo dal dolce. Partiamo dal dolce. Una delle novità delle prossime trasmissioni sarà che alla fine di Stefano in Stefano ci metteremo in collegamento, non alla fine nel senso di puntata, ma al tempo finale della nostra trasmissione, ci collegheremo con le associazioni che fanno parte di ACE e loro faranno un piatto del proprio territorio, della propria zona, impiegando i prodotti della propria zona, e quindi daremo tutta una serie di ricette, soprattutto natalizie, per così affrontare meglio il Natale. Magari qualcuno trova uno spunto curioso per fare delle ricette di altre città che potrebbero invece essere fatte tranquillamente. Ecco, perché farai proprio dei collegamenti anche con altre zone d'Italia. Sì, e allora spendo due parole per ACE. ACE è un'associazione di associazioni, e là dove ci sono cuochi italiani, là dove ci sono associazioni di cuochi italiani, vengono tutte riunite in questo cappello che si chiama ACE. Ovviamente abbiamo tutte le città, non solamente in Italia ma anche all'estero, e ACER ha una particolarità, è quella di lavorare nei territori, cioè magari altre associazioni lavorano in campi più vasti, invece noi andiamo a lavorare nei vari territori.
perché il nostro obiettivo è quello sempre di preservare la cultura e la tradizione del territorio. Quindi piccole cose, ma con un grande carattere. A suggellare questo abbiamo all'interno anche la venerabile Compagnia dei Cuochi, dove sono stato insignito un paio d'anni fa del titolo di cavaliere, ed è entrare là dentro, soprattutto considerando che il rettore è Artusi, che è il pronipote del famoso Pellegrino Artusi. Quindi insomma, complimenti, come sentite è un vulcano di idee, di attività, insomma è sempre in movimento e riesce a portare risultati brillanti. Bravo, sì. Stefano. Ma sai una cosa della venerabile Compagnia dei Cuochi? Cuochi con la Q, non con la C, con la Q. Sì. Mm. Un giorno parlando con il governatore, che è Angelo Mazzi, mi fa: tu hai un privilegio. Io gli ho detto che parte il privilegio ovviamente di poter indossare il mantello, e mi fa: tu sai che prima di te c'era un grande personaggio? Gli ho detto: chi? Mi fa: Leonardo da Vinci. Perché la venerabile Compagnia dei Cuochi è la più antica compagnia esistente al mondo, e non è che te lo regalano. devi saper entrare nel tuo territorio, mantenerne le tradizioni, te lo devi meritare, e quindi onorevolmente ci faccio parte. Insomma, diciamo che tu comunque, noi abbiamo seguito anche un po' le tue attività, non solo le virtù che hai di chef, ma anche il grande impegno che metti nel territorio. Noi ti vediamo nello spazio con Miss Aurora, che è un concorso di bellezza legato anche alle bellezze del territorio delle ville venete, oltre che alla moda e al fashion, ma fai anche tante iniziative di solidarietà, sei impegnato con la fondazione. Sì, sì, no, diciamo che... In un programma televisivo? No, diciamo che il nascere in questo, in questa parte del mondo mi ha dato dei privilegi rispetto a chi nasce in altre parti del mondo che privilegi non hanno. E quindi credo che la solidarietà sia un modo bello per affrontare la vita. Se abbiamo qualcosa di più, se siamo buoni d'animo, perché non aiutare il nostro fratello? Che comunque siamo tutti figli di questo mondo. E mi occupo di solidarietà da moltissimo tempo. Adesso abbiamo una cosa che andremo a fare il 17 di dicembre, dove io collaboro con Move Event. Dove ci sono anche dei Babbo Natale da far vedere? Il primo Babbo Natale, la sfilata dei Babbi Natale che si fa a Marghera. E abbiamo deciso, siccome tutto poi parte con la cucina ovviamente, perché i Babbi Natale sono i primi che si tasseranno per fare questa cosa, poi verranno a mangiare da me, l'incasso, parte dell'incasso va in beneficenza in una struttura che avevamo destinato. E poi da quest'anno, ringraziando Eventi 2000, ho avuto la possibilità di entrare nel chiosco di fronte alla pista di pattinaggio, e quindi un Babbo Natale con la pista di pattinaggio e il ghiaccio. Io e il chiosco là abbiamo deciso che una parte dell'incasso, cioè non meno di un terzo, vada a destinare a questo progetto. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori anche dove si trova, perché poi insomma ci Io sono di Marghera, che è la città più bella del mondo, dopo, anche prima di Venezia, perché se tu prendi un mappamondo e punti il dito a Marghera è il centro del mondo. Quindi... Ecco, quindi insomma avete sentito, terraferma veneziana davanti alla pista di pattinaggio. Io vorrei far vedere anche delle immagini che dovrebbero arrivare con dei babboni Natale, dei babbi. Sì, il nostro programma del 17, e sì, quindi è aperto a tutti, e chi viene là sa perfettamente che anche se bevono una sola cioccolata, una parte dell'incasso viene destinata a questo grande progetto, che sono in solidarietà ai bambini. Parlavamo qualche trasmissione fa di violenza sulle donne. E quindi
per la giornata mondiale contro la violenza, e noi sappiamo che là dove ci sono violenze, poi alla fine chi ne paga le conseguenze, se ci sono figli, sono i figli. E quindi noi abbiamo sposato una di queste strutture che si occupano dei fanciulli, di accoglienza. E quindi tutto verrà là destinato, quindi a tutto a buon fine, saranno presenti ovviamente chi sono i responsabili della struttura, non, senza trucco e senza inganno. Quindi una grande sensibilità che può raccogliere anche la collaborazione di tutti voi che ci state seguendo con una partecipazione. E poi io vorrei anche far vedere un altro filmato sulla fondazione, un filmato che ci può introdurre. È praticamente quando è stata fondata, ci vedrete con le mascherine. È stata così battezzata da un vescovo, voi sapete che Acer ha come santo patrono San Bailon e Pasquale Bailon, e praticamente così viene suggellata, San Pasquale è il protettore universale dei cuochi e anche delle donne, e una delle prime ricette che andremo a fare sarà in collegamento con Torino, dove faranno lo zabaglione. Lo zabaglione non è altro che era il dolce dedicato a San Bailon, che gradualmente è diventato Zabaglione, e Zabaglione zabaglione. Quindi questo è l'atto della fondazione, è così, una cosa da vedere. Allora vediamo il filmato. Siamo arrivati oggi alla fase conclusiva del primo paragrafo della fondazione di Acer. Acer è Associazioni Cuochi Italiani Riunite e raggruppa in sé tutte le associazioni che vogliono in qualche modo rappresentare l'indipendenza dei territori, vogliono rappresentare la collaborazione di squadra, vogliono rappresentare in qualche modo il mondo della cucina territoriale e non. Intanto non è che facesse tanti segni, no, questo ha voluto farlo proprio perché sappiamo che il banchetto è uno dei segni fin dall'Antico Testamento. Per questo ti preghiamo. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Da oggi è nata una nuova realtà associativa. Questa realtà associativa ha come fondamento il fatto di stare insieme per il piacere di stare insieme e con la voglia di essere tutti uguali, nel senso che abbiamo riunito una serie di associazioni a livello nazionale e internazionale, dove ogni associazione all'interno di questo nuovo ente ha una propria rappresentativa e un solo voto. Ovviamente le associazioni hanno i loro associati e quindi per noi saranno il nostro grande patrimonio. Uno dei nostri obiettivi è quello di non tradire mai i valori veri dati dalla grande cucina, dal grande fatto di essere in associazione, dal grande fatto di voler bene al nostro mestiere, perché siamo orgogliosi di essere berette bianche. In
indipendentemente dal nostro voler fare, ma solamente con grande voglia e grande amicizia. Testimone dell'atto costitutivo, i presidenti presenti hanno firmato l'atto costitutivo e finalmente eccoci qua. Abbiamo eletto il nuovo presidente che sarà in carica fino al 31 dicembre 2022 nella presenza del presidente dell'Associazione Cuochi di Venezia. In qualche modo abbiamo avuto un'intesa immediata, condividevamo gli stessi obiettivi, gli stessi pensieri, lo stesso modo di voler far cucina, lo stesso modo di voler fare associazione. Da là un'intesa grandissima e seguiti veramente a macchia d'olio con tutte le altre associazioni, con tutti gli altri presidenti che hanno condiviso la nostra idea. All'inizio avevo pensato un'associazione cuochi riunite del nord-est con quelle che confinavano con Venezia. Poi invece la cosa ha preso piede, come un piccolo ruscello che scende dalla montagna si è trasformato in fiume e siamo entrati in tutta Italia. La nostra ACE, la nostra sigla comprende tutte le associazioni d'Italia che vogliono stare con noi, quelle che veramente amano la fratellanza e la famiglia. Perché noi cosa facciamo? Noi vogliamo divulgare quello che è la cucina, i presupposti della sana cucina italiana. Vogliamo divulgare quello che è la collaborazione tra noi cuochi, perché servono per unire. Ci siamo parlati per tanti mesi e li ho visti investiti da un nuovo spirito, da una nuova voglia di realizzare. In definitiva, per noi è una nuova primavera e adesso ci aspetta la buona stagione. Una nuova realtà italiana, una nuova realtà mondiale. Abbiamo già dei fratelli dall'altra parte dei confini dell'Italia che vedono questi obiettivi, questo sapere, questa voglia di far veramente cucina, far veramente associazione e sono là. Siamo tutti assieme, una grande collaborazione tra cuochi. Come suo diciamo solo presentante interna, se però mi concede di poter mettermi sopra la papalina. Un applauso a Comunità Italiana. Ecco, ci siamo tornati insieme, abbiamo visto delle immagini davvero molto belle, Stefano, sì, dei momenti emozionanti. Questo fa pensare che i cuochi sono una grande famiglia. Intanto il cuoco è distinguibile in tutto il mondo perché è l'unico mestiere che indossa la giacchetta bianca in tutto il mondo. Mentre non so, pompieri, poliziotti, medici cambiano. Sì. Il cuoco, tu vedi la giacchetta bianca veramente del polo nord al polo sud. Quindi diventiamo una grande famiglia, tutti uniti per lo stesso scopo. E questa c'era una grande gioia anche dell'ospite. Sì, soprattutto. E quindi io direi che prima di salutarci ricordiamo un altro appuntamento sempre con la solidarietà sul territorio, mi pare il 17 dicembre, eccolo qui, con Christmas Bikers. Sì, primo appuntamento dell'anno, quindi vi aspettiamo, venite a consumare che tutto va estremamente in beneficenza, quindi fate una cosa bella, una cosa alla quale io ci lascio il cuore, quindi vi aspetto tutti numerosi il 17 dicembre. Ecco, noi siamo arrivati al termine di questa puntata speciale di Stefano e Stefano. La prossima ritroverete il suo abito naturale con la conduzione a cura di Miss Aurora, Beatrice Gelain. Ci sarà sempre Stefano Aldrighetti in qualità di chef, ma ci sarà anche l'altro Stefano in qualità di oste. Il nostro oste. Quindi noi li salutiamo, io spero di avere di nuovo l'opportunità per incontrarti, perché ci sarebbero ancora tante cose da dire che ti riguardano, come ad esempio insomma il tuo incontro con tanti personaggi internazionali importantissimi, ma questo io me la tengo nel cassetto perché lo diremo. Magari faremo un'altra puntata così, perché mi è piaciuto molto. Bene, ti ringrazio. Grazie Patrizia. Hai arricchito sicuramente tutti noi. Io saluto i nostri telespettatori, vi ricordo che Stefano e Stefano va in onda tutti i lunedì sera a
alle 19, ma poi le puntate restano sempre visibili sul canale Telecittà Official Channel, sul canale YouTube. Grazie a tutti voi e grazie Stefano. Grazie Patrizia, grazie a tutti. Ciao, arrivederci.